promosso in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Birra Forst vi augura buona visione di 2M al quadrato. Wir alle kennen die berühmten Südtiroler Schürzen, aber warum sind sie blau? Diese recht simple Frage wird hier in Fintel in der Lodenwelt erklärt. Kurze Zusammenfassung, blau war die billigste Farbe im Herstellungsprozess. Tutti voi conoscete questo tipico grembiule alto atesino, tipico anche il suo colore blu. Il motivo della scelta del colore blu è presto spiegato. Il blu era il colore più economico da produrre ed era anche il più semplice. Qui a Lodenwelt di Van Doyes ci spiegano le varie procedure. Il primo passo era quello di raccogliere 15 litri di urina, lasciarla riposare coperta per ben 4 giorni. Dann 110 Gramm Meeressalz im Urin auflösen und für 5 Stunden auf 60 bis 70 Grad erhitzen. Il passo successivo era quello di aggiungere 40 grammi di indaco, pestato molto bene, insieme ad altri 40 grammi di barbarossa. Tutto questo bisognava scaldarlo mattina e sera per 3 giorni ad una temperatura di 40 gradi. Danach dann die Wolle oder das Leinen einlegen, die färbt dann grün-gelb, nach 2 Stunden wieder herausnehmen, mit dem Urin nochmal spülen, mit Seife waschen und dann zum Abschluss an die Luft hängen und dort an der Luft wird's blau. Promosso in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Ci vediamo alla prossima puntata di 2M al quadrato con Birra Forst. Buona perché ha sempre vissuto qui.